Ragazzi, finalmente mi è arrivato un pacco che aspettavo da quasi una settimana ormai. Adesso è il momento di farvi vedere che cosa contiene. Il pacco in questione è questo qui e se tutto va bene contiene un lotto di smartphone che ho comprato per la modica cifra di 130 euro. Allora, vediamo se il pacco è questo, altrimenti avrò soltanto perso tempo. Apriamolo un po', non sono neanche capace ad aprire sti pacchi, vedi? Questo pacco arriva direttamente da Frosinone e poi vi dirò un po' tutti i dettagli. Vediamo un po' se è quello che mi aspetto. Ragazzi, non sono più neanche capace ad aprire un pacco, questo non va mica bene. Oh, siamo all'interno, tiriamo fuori questa roba. Ecco qua. Allora, vediamo un po' che cosa c'è. Io spero che qua dentro ci sia quello che mi aspetto, È pesante, è davvero pesante rispetto a quello che prevedevo. Vediamo un po'. Apriamo questa busta. Mi piace che finalmente per una volta non debba usare le forbici. E tiriamo fuori il contenuto. Ok, ecco qua. Allora, vediamo un po' che cosa abbiamo qui dentro. La scatola è quella di un Mediacom, però all'interno dovrebbe esserci tutta un'altra cosa. Taglialo. Non riesco a tagliare lo scotch, ragazzi. Quanto è imbarazzante sta cosa. Allora. Niente, ragazzi, veramente non sono più capace neanche a tagliare lo scotch. Oh, via al primo. Ora al secondo. Comunque niente, male per l'imballaggio, Complimenti davvero. C'è gente che fa cose assai peggiori, Non scherzo. Oh, ecco il momento che tutti noi aspettavamo, unboxing vera e propria. Allora, qui c'è della protezione, la leviamo. E qui c'è il contenuto vero e proprio. Altra carta. Eccolo qua. Ragazzi. Prego. Vi faccio vedere un po' che cosa c'è qui. Contenuto del pacco effettivo. Un pochino povera questa specie di imballaggio, devo ammetterlo, però tutto sommato direi niente male. Allora, vediamo di aprire questa cosa qui, no, non va aperta. Ecco qui il primo smartphone. Ah, guardate che meraviglia. Questo è un iPhone 7 e le condizioni sono a dir poco veramente ragguardevoli. Ovviamente io sapevo già tutto e adesso dopo vi dico il perché. Il prezzo effettivo sarebbe solo per l'iPhone 7, ma in più ho ricevuto anche questi altri due smartphone. Questo qui, che è un Huawei, e non so di preciso il modello, dovrò vedere. Che il back sia di vetro? Questa è plastica. Presa è una USB-C? No, una micro USB, mi sa. E infine l'ultimo smartphone, che è questo qua. Eccolo qui, questo è l'ultimo smartphone, è un iPhone 5S rimasto all'interno della sua cover. Mi aveva detto che non è riuscito a toglierla. Per questo lotto di smartphone ringrazio di cuore Francesco Cecchetti che mi ha contattato in privato, ci siamo sentiti in una live, puro casualmente, e la storia che c'è dietro è veramente intricata, perché era partita come il fatto che dovessi riparare questo iPhone 7 qua, e avrei dovuto riparare questo iPhone 7, e invece poi è andata a finire che, come vedete, me l'ha spedito, perché io l'ho voluto comprare per 131 euro precisi. Sostanzialmente adesso è qui e è mio. L'unico difetto che aveva era la batteria che non funzionava bene e il Touch ID che non funziona, e quello purtroppo non posso farci nulla. Il 5S ha bisogno della sostituzione della batteria, da quel che so, e questo Huawei barra qualsiasi cosa sia, è da darci una bella occhiatina. Vediamo cosa possiamo fare. Intanto, grazie Francesco, veramente, è uno dei più belli acquisti che abbia mai fatto. Grazie davvero. Ho liberato il 5S dalla sua cover e le condizioni sono veramente fantastiche. Io non avevo dubbi sul fatto che appunto Francesco tenesse i telefoni in queste condizioni assurde. Davvero un ottimo lavoro. Adesso proviamo ad accendere l'iPhone 7 perché dovrebbe avere un filo di carica. Col cavolo! Ok, lo metto in carica, vediamo cosa riusciamo a fare. Intanto poi vediamo questo Huawei, Ok, ho testato gli smartphone ed ecco il mio resoconto. Dunque, questo deve essere assolutamente sostituito dalla batteria perché non c'è proprio segno di vita, se no il classico logo che si spegne dopo un po'. Questo sta caricando e non vedo l'ora di vedere cosa succede.
e questo lo sto resettando perché voglio appunto controllare che tutto vada bene. Per il resto direi che ci siamo. Ho controllato che qui devo cambiare anche la fotocamera perché ci sono dei problemi, appunto non funziona. Invece no, funziona anche la fotocamera dopo un reset. Va un po' a momenti, quindi devo controllare la connessione, ma funziona, quindi no problem. Questo tasto qui, che non è il tasto originale, in ogni caso funziona, quindi molto bene, meglio che avere l'assistive touch che a me dà un fastidio tremendo. Bene, per il resto direi che siamo a posto. Dai ragazzi, allora io saluto Francesco, lo ringrazio per questi fantastici acquisti e noi ci sentiamo nel prossimo video quando vedrò cosa fare con questi smartphone. Ciao a tutti.